Venga tutti, sono sognati. Oggi facciamo la salsa maestosa. Salsa maestosa, il nome è salsa maestosa. Perché c'è chi la chiama oggi, c'è chi la chiama capricciosa e c'è chi la chiama aurora. Il nome, a me quello che conosco io è salsa maestosa. E ora vediamo come che si fa. E allora, qua abbiamo... Qua abbiamo sedano, carota e cipolla, sedano, carota e cipolla e frolliamo. Bene, siccome ci vuole tritacarne per fare, tritacarne per fare, non ce l'abbiamo e facciamo nel frullatore. Bene, tritate così. Questa è salsa aurora, che una volta che si faceva nei ristoranti, oggi si fa un po' di meno. O la fanno e la chiamano i capricciosi. Comunque, man mano che lavoriamo, vi faccio vedere. E allora, olio d'oliva, mettiamo la pentola sopra, qua. Se tu fai torire cerca mi chiedo fai torire io non lo so è fai torire è fai torito e allora mettiamo la pentola sopra e un pochettino di olio d'oliva, poco olio. Ora questo qua è tritato come se fosse passato nel tritacarne e ci mettiamo questo qua così, vedete qua, ecco, mettiamo questo, facciamo noi la salsa e dopo si può fare la pasta o pasta a fondo, quello che volete poi che si fa. Questo lo lasciamo qua momentaneamente, ecco, vedete, e si fa e si fa rosolare sedano, carote e cipolla. Ora, appena questo qua è un pochettino rosolato, vi faccio vedere anche un passaggio. Assotiamo e ci vediamo dopo. Allora, dopo che questo è rosolato, sedano, cipolla e carote, aggiungiamo un po' di funghi, guarda, champignon, un po' di funghi di champignon o porcino. Queste sono educate e ci mettiamo i champignon, i porcini lasciamo stare, i funghi educate così, oh. E un pochettino di pancetta, così. E un pochettino di pancetta tagliata a giolini, guarda, pancetta, veramente ci andrebbe un pochettino di prosciutto, veramente ci andrebbe il prosciutto cotto, noi non ce l'abbiamo e ci mettiamo la pancetta affumicata. Ma pure bene questo, guardate così e facciamo lo coso e il tritato, guardate, è un pochettino di tritato. Vedete che noi stiamo facendo salsa aurora, no, aurora, salsa maestosa, così. Adesso dobbiamo aspettare che si rosola tutto e vi faccio vedere ancora dopo vi faccio vedere ancora il passaggio. Ciao, 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 papà! E allora, questo è il vino bianco, dopo che abbiamo messo qua carne tritata, pancetta affumicata,
e champignon. Noi i pocci, se ci vogliamo mettere pure i pocci, è prosciutto cotto invece della pancetta. Guarda, quando è tutto rosolato, vedete? Dopo possiamo aggiungere un pochettino di vino bianco, così. Mandega, aggiungiamo il vino bianco. Adesso, così, faccia qua, vedete? Adesso dobbiamo vedere i funghi, la pancetta e la carne. Adesso dobbiamo aspettare solo che si asciuga il vino, che evapora, evacua, quello che è. E ci vediamo dopo, vi faccio vedere ancora un passaggio. E allora, quando il vino è asciutto, guardate, ecco, vedete? Quando il vino è asciutto, che la carne è tutta bella, bella sciolta, bella larga, che non viene a pallottola, che si mette concentrato, così, guarda. Mettiamo il concentrato. Concentrato assato, quello che ci avete che mettete. E questo lasciamo qua e si mescola, guardate. Vedete? Dipende dalla quantità che mettete il concentrato. Vedete? Per questa quantità basta questa. Allora, dopo si aggiunge l'acqua. Un po' la mettiamo qua nel barattolo dove c'è il concentrato. Per pulire il barattolo, così. Così nel frattempo ci prendiamo tutto il concentrato. Vedete? E questo. E questo adesso possiamo buttare, guardate qua, così, e dopo poniamo il frullatore, così, che è dove ci sono le carote, dove ci sono queste, così sputtiamo, che prendiamo pure questo qua. Adesso, a questo punto mettiamo ancora acqua per coprire, così, l'acqua si mette per coprire, così. Ora dobbiamo aspettare che si asciugano un pochettino lì che bolle e vi faccio vedere un passaggio che cosa bisogna aggiungere ancora. Asciutiamo e ci vediamo dopo. Sono un po' sognato. Allora, guardate qua. Vedete? Quando questo bolle, così, che deve stringere la salsa. Vedete i funghi, no, i porcini, funghi erogate, però che se ci possono mettere quelle porcine pure. E la pancetta, vedete? Qua c'è la pancetta. A posto della pancetta potete mettere prosciutto cotto, se ci volete la pancetta ci mettete la pancetta. A questo punto bisogna aggiungere la panna o la besciamella che già vendono nel supermercato, ma io vi consiglio che la fate voi, che è meglio di quella del supermercato. Se volete comprare quella, comprate quella o panna o besciamella e aggiungete qua. Noi l'abbiamo fatto. C'è il video che la vuole fare, così, vedete? Deve cambiare colore. Così. Deve cambiare un po' di colore, così. A questo punto, adesso dobbiamo aspettare che bolle e stringe, che dopo vi faccio vedere ancora un passaggio. Asciutiamo e ci vediamo dopo. E allora, quando comincia a stringere così, va, così, vedete? Siccome noi abbiamo messo la pancetta affumicata, voi se volete mettere il cotto lo mettete, si assaggia, a questo punto che si assaggia, perché il prosciutto o la pancetta può essere salato, se ci vuole sale, così, si prende
cucchiarino, così, e si assaggia. E uno dice, come i bambini, l'apparecchio americano, passa, butta le bombe e se ne va. Mi diceva così mia madre per farmi rimangiare, l'apparecchio americano, butta le bombe e se ne va. E io, a questo punto ci vuole il sale. E ci mettiamo un pochettino sale e pepe. Sale e pepe, così, un pochettino di sale, poco, perché già c'è la pancetta che è salata, ed è spiace, quando non devo fare il video come quello che abbiamo fatto prima, che non era previsto, mi spiace la sua voce. Ora, siccome questo è previsto e devo fare un video, perché mi spiace, mammuccia, perché voglio fare i scalti. Ora io devo cercare io il cespedio che io si mi ha dato ma ne fa l'uomo, io non lo so, io non so se non è cercato va dove sono la bottiglia, no, non tocco qua e mettiamo così, va così. Mettiamo il pepe e il sale. Ora ci diamo un'altra mescolata, così, no? Diamo un'altra mescolata e vediamo di sale com'è. Siccome questo l'ho preso prima, allora questo lo mettiamo nell'aperto perché ci può... Venga, pegare luce su, ne prendiamo un altro, assaggiamo così. Mi avanti, io ripeto. L'apparecchio americano butta le bombe e se ne va. Ancora un po' di sale che ora aggiungiamo. A questo punto asciutiamo, quando è tutta cotta per impiattare vi faccio vedere l'ultima passata. E allora a questo punto guarda, la salsa è pronta, questa è salsa maestosa, vedete, con funghi, prosciutto o pancetta o specchi, quello che volete mettere, così, ecco, questa che si può fare, la pasta fresca, le lasagne e pasta a forno, così, questa la mettiamo da parte, che dopo che ce la mettiamo. Bisogna pulire il piatto qua, a soppia, perché il piatto deve essere sempre sistematello, senza far parlare il secamaria e il secamas, così, vedete? Così. Ecco. Ora vi faccio vedere che prendiamo un cucchiaio, così. E vedete, funghi, vedete? I funghi, il prosciutto, la pancetta, vedete così? Ecco, questa si chiama, ecco, lasciamo questo qua, questo si chiama salsa maestosa o capricciosa, la chiamano adesso, ma il nome è salsa maestosa. Dopo che si prende una padella, si mette un mescolo di questo e un mescolo di besciamella ancora o panna, un poco di panna, si può scegliere la pasta e si spadella in padella, se no si possono fare pasta a forno, lasagne e pasta a forno. Questa è la salsa maestosa che fa un sognazio. Bene a tutti, lo sognazio. Bene a tutti.